intanto, come nasce l'idea del raccontare la storia di Delta? Il film nasce perché vivevo a Bologna e arrivano questi racconti in città dei pirati del Po. I pirati del Po ne avevo letto la prima volta in un libro, si chiama Morimondo di Paolo Rumiz, che erano un diario di viaggio dal Monviso fino al Delta del Po in canoa, in cui incontrava, diceva, questi pirati del Po, cioè le persone del fiume raccontavano che venivano rubati dei piccoli motori, trovavano delle lattine, così, insomma, dei fantasmi nella notte vivevano. Mi sembrava uno spunto molto bello da scoprire, un posto in cui andare, in cui conoscere, in cui immergersi, e quindi con il direttore della fotografia Matteo Vieglie abbiamo preso la macchina e siamo andati lungo il fiume, iniziando a intervistare, a fotografare persone che vivevano di ambientalismo. Da là è nata questo film, è nata, cioè, la voglia di creare in Italia, dentro il nostro mondo, un film molto ambizioso, cioè un film che cerca di essere un western contemporaneo, un film di caccia all'uomo, ma partendo da istanze sociali assolutamente vere, insomma, cioè è innegabile che viviamo un momento in cui molte persone non si sentono ascoltate, molte comunità non si sentono ascoltate, e questa degli ambientalisti del Lungo Po è una tra le decine che ci stanno in Italia. E rispetto a un abbandono che c'è delle istituzioni, questa distanza che si avverte tra le persone e le persone che dovrebbero tutelare gli interessi, i loro interessi, si stanno aprendo degli spazi per iniziativa personale. E quando si aprono questi spazi diventa tutto molto più scivoloso, non sappiamo in che mondo avventurarci. A me, poi, come ogni film, che, diciamo, come nel mio primo film, Il più grande sogno, anche Delta è uno storytelling, cioè un tentativo di ridare alle popolazioni che ho incontrato, alle persone che ho incontrato attraverso delle interviste, un racconto di loro, ma un racconto anche mio, insomma, cercare di trovare un punto di incontro relazionale, drammaturgico, tra me e il mondo. Quindi Delta è innanzitutto qualcosa che nasce dalla realtà, ma poi è una mia elaborazione di quella realtà, insomma, non è ispirato a un fatto di cronaca, ma nasce da una serie di racconti che mi hanno fatto del fiume, che mi hanno affascinato, e da delle persone che ho incontrato, a cui poi ho chiesto ad Alessandro Borghi e Luigi Tocascio semplicemente di interpretarlo, insomma. Però la cosa che, insomma, mi ha mosso soprattutto quello di cercare di capire io come persona quali erano i miei limiti, fino a che punto potevo sopportare prima di reagire, insomma, qual è il limite di sopportazione della violenza che ho. Avevi già in mente Alessandro Borghi e Luigi Tocascio? Ma guarda, il mio lavoro con Alessandro è qualcosa di quotidiano che si sviluppa ormai da 10 anni, tutti i giorni, nella costruzione di un immaginario cinematografico comune. E là dentro cerchiamo di costruire le nostre storie, i nostri racconti, quindi Elia nasce insieme ad Alessandro. Non riesco neanche troppo a stabilire un punto in cui si interrompe il mio, inizia il suo, insomma, è qualcosa di continuo comunicazione. Il lavoro con Luigi è nato insieme al personaggio di Osso, che è cambiato di stesura in stesura, finché a un certo punto ho capito che persona era, e l'ho pensato subito a Luigi perché poi alla fine Delta è il racconto di due persone completamente diverse ma uguali, cioè è il racconto di un doppio, di uno specchio tra i due attori, tra i due personaggi, e i due attori, Alessandro Borghi e Luigi Tocascio, hanno due tipi di recitazione completamente opposti, che poi nel film senti che sono come due elementi di una natura diversa, insomma, come l'acqua e il fuoco.
Sono veramente entusiasta di vederli insieme quando vedo il film, insomma, perché come spettatore innanzitutto godo invece questi due attori che stanno insieme, che vivono le scene insieme, dentro un contesto diverso, unico. Io non ricordo western girati nel Delta del Po in Italia, non ricordo quell'immaginario come quello come c'è in Delta. È un film che ti porta in un mondo altro per raccontarti qualcosa che ti appartiene. Sono l'artistico del Locarno Film Festival, parlando di Delta, l'ho paragonato al miglior cinema di Giuseppe De Santis. Io sono convinto che il mio compito è fare il film e cercare di raccontarlo a tutti. Ogni film è figlio di qualcun altro e parente lontano di qualcun altro. C'è sicuramente l'orgoglio di stare qua a Locarno, in piazza, questa proiezione pazzesca che se te la racconta non ci puoi credere. C'è un'atmosfera unica, dopo due anni in cui siamo stati chiusi in casa per i film sul cellulare, stare davanti a uno schermo che è grande quanto il palazzo di casa tua ti fa sentire parte di una comunità. A me manca il cinema, mancano le persone con cui vedere i film, mi manca stare in una sala al buio e sentire che la persona a fianco a me ride, che le mie lacrime sono quelle che sta vivendo anche qualcun altro. Devo essere sincero, mi manca molto il senso di fraternità che sento al cinema. Chi sono i tuoi miti cinematografici? Io trovo la domanda, varie volte mi hanno chiesto se ho qualche riferimento, e trovo questa domanda molto pericolosa, perché fare un film, raccontare una storia è qualcosa di veramente faticoso e deve corrispondere a una vera, a un vero bisogno, a una vera vocazione. Quindi i parenti sono qualcosa che trovano gli altri in te, non sono qualcosa che devi avere in te, perché rischiano di annacquare il motivo per cui fai questo lavoro. Io scrivo e dirigo, monto, presento film perché senza non ne posso fare a meno, e quindi non penso mai a dei paragoni, a dei riferimenti, ma semplicemente a cercare di ridare in maniera più autentica, senza troppi filtri, le emozioni che io ho trovato stando nel mondo, incontrando altre persone.